Gara ricchi di colpi di scena, quella del settimo e penultimo round del CIRAS, il campionato italiano rally autostoriche 2023, con lo splendido paesaggio dell'Isola d'Elba a fare da sfondo. È il pilota valtellinese Lucio Dazzanchi ad aggiudicarsi trionfando il 35esimo Rally Elba storico sulla Porsche 911 RS condivisa con Barone e firma il suo secondo successo del 2023, dopo quello ottenuto ad inizio giugno nel 18esimo Rally storico campagnolo. Esiste però anche un altro pilota che festeggia, poiché la gara elbana ha assegnato in anticipo il titolo tricolore CIRAS al pavese Matteo Musti, che si laurea campione italiano 2023 grazie al quinto posto ottenuto con la Porsche 911 Carrera RS di secondo raggruppamento e con Simone Brachi a destra, ormai Port Bonheur. La gara elbana è stata particolarmente duellata e combattuta nella prima tappa, quella di giovedì sera e venerdì, dove il pilota bormino ha lottato per la leadership col siciliano Salvatore Totò Riolo, amante dell'isola toscana ed immancabile nella gara settembrina, stavolta su una 911 SC di quarto raggruppamento e sempre con Floris. Gara positiva quella del pilota di Cerda, che ha segnato il miglior tempo in 4 delle 11 speciali disputate, concludendo sul gradino basso del podio al terzo posto, dietro al locale Francesco Bettini con Acri, ottimi secondi sulla Lancia Delta integrale di quarto raggruppamento e per i colori di 2F Racing. Positivo l'esordio sulla Subaru Legacy che i fratelli Balletti hanno approntato sempre nel quarto per il toscano Salvini, con Tagliaferri, più volte vincitore della gara storica elbana. Il senese ha vinto due speciali, la 5 pareti e l'ultimo passaggio della Monumento, riuscendo a concludere l'edizione 2023 al quarto posto ai piedi del podio. Detto di Musti, positivo quinto, la sesta posizione è per Tiziano Nerobutto, tornato nelle storiche sulla Opel Ascona 400 con Zanchetta, sempre veloce e vincente nel terzo raggruppamento. Al settimo posto Matteo Luise, Fiat Ritmo 130 Abarth, navigato dalla Ferro, che ha preceduto sul traguardo finale dei capoliveri la Porsche 911 SC Blu di terzo raggruppamento del Lucchese De Bellis con Soriani e gli ungheresi sul Lancia Rally 037 Laszlo ed Edith Meckler. Chiude i top 10 l'altra Porsche di terzo raggruppamento del milanese Lopresti in coppia con Gonella. A vincente gara nella gara, il testa a testa del primo raggruppamento tra le Porsche 911S del piemontese Parisi e dell'Emiliano Palmieri. Quest'ultimo, affiancato dalla Zambiasi, nella seconda tappa è riuscito a rimontare il passivo della prima ed ha superato a fine gara Parisi con D'Angelo, mentre Leggio Gurieri su BMW 2002 completano il podio di raggruppamento. Molti i ritiri di questa edizione dell'Elba storico, primo fra tutti il siciliano Mannino, costretto ad abbandonare per problemi meccanici alla 911 SC condivisa con Giannone. Fuori gara anche Massimo Giuliani, in testa di inizio gara ed uscito di strada venerdì, mentre hanno avuto problemi meccanici sia la forziera Cosor due ruote motrici del livornese Mariotti con Salesi, sia la forziera Cosor 4x4 di quarto raggruppamento di Pierangioli Ravano. Nella gara delle piccole A112 in lizza per l'omonimo trofeo trionfa Marco Gentile con Torricelli, seguito da Dallavo con Piras, mentre al terzo posto c'è l'equipaggio Tonetti-Guerzoni.
prossima ed ultima gara Giras, il campionato italiano Rally Autostoriche 2023, sarà il 38esimo Sanremo Rally Storico, con validità anche per il FIA European Historic Rally Championship ed in programma nel Ponente Ligure dal 6 all'8 ottobre. Dall'inizio ho avuto, forse a causa anche un mio piccolo errore, una sfollata, un fuorigiri, ho rotto qualcosa, quindi lì per lì panico, ho finito la prova comunque in quelle condizioni, anche con un motore che non funzionava, veramente ho fatto la differenza. E dopo la speciale, dopo chiaramente il monumento in quelle condizioni era complicato e per fortuna, e poi in assistenza era da sperare che fosse una cosa risolvibile e così è stato, quindi era praticamente un bilanciere che si era rotto e quindi siamo riusciti a fare la pentacarica. I ragazzi hanno fatto un miracolo comunque nei tempi previsti e risolve il problema, quindi alla fine era una questione di nervi anche, perché il vantaggio c'era, ma la pioggia, io con due ruote motrici contro il 4x4, contro Bettini che comunque ovviamente era lì a 25 secondi, ma su una prova lunga erano potenzialmente annullabili, quindi abbiamo fatto il massimo su quella lunga, la penultima, e siamo riusciti a vincere pure per un pelo su di lui, quindi dai, davvero soddisfazione, e quindi abbiamo chiuso benissimo questo weekend di gara. Per me dopo 20 anni essere qui all'Elba, la mia prima vittoria nel 2003, dopo 20 anni, 2023, è un'emozione particolare, poi questi anni qua, tante bellissime gare, tante sfortune anche, e quindi ci voleva ripagare di tante cose che sono successe.